Assessore Palma, c'è preoccupazione sul decreto del governo di far ricadere sui contribuenti che pagano le tasse anche quelle evase. Dobbiamo rasserenare i nostri cittadini perché assolutamente la norma esiste, ma non ha nessun impatto almeno sulla nostra cittadinanza. E nel 2015 riceveranno la tassa rifiuti probabilmente, anzi possiamo anche togliere probabilmente, con un minimo, sicuramente con un minimo di riduzione rispetto alla tassa pagata nel 2014. Quindi non c'è nessuna preoccupazione, quindi nessun allarme, la tassa rifiuti si deve pagare purtroppo, ma non sarà inasprita per queste norme. Sicuramente si dovrà intervenire perché la norma esiste e secondo me ci sono anche grossi profili di incostituzionalità. La norma che cosa prevede? Prevede che se il cittadino Salvatore Palma non pagherà mai, perché deve essere poi dichiarata l'inesigibilità definitiva, cioè nel senso che non pagherà mai, quindi ci vuole anche del tempo perché lo fa l'agenzia di riscossione, quindi la nostra Equitalia Sud. Quando si ha questa dichiarazione e che il cittadino Palma non pagherà mai, il costo che doveva sopportare il cittadino Palma andrebbe a ricadere su tutti gli altri cittadini. Questo è paradossale. Il Comune comunque si sta dotando di un software che consente di incrociare le banche dati e scovare un gran numero di evasori. Quali saranno gli effetti? Noi abbiamo dovuto fare un intervento strutturale, avevamo 4-5 banche dati obsolete di vecchia generazione, abbiamo messo in campo un nuovo software, un unico software, un'unica banca dati, quindi tutte le movimentazioni, le modifiche di Salvatore Palma verranno lette da tutti i servizi. Quindi sicuramente questo sarà un beneficio nell'accertamento dei nostri tributi. In più, 2 settimane fa abbiamo chiuso l'accordo con Camera di Commercio per invece i detentori di partita IVA. Avremo la possibilità di aumentare la platea dei contribuenti e questo ci consentirà di ridurre la tassa rifiuti e non aumentarla. Quindi stiamo andando in quella direzione, aumentare la platea, prendere nella rete coloro che non pagavano le tasse, e mi riferisco principalmente alla tassa rifiuti, e poter poi dare quel beneficio a chi poi sempre ha fatto il proprio dovere.